Bentornati sul canale di Devi. Oggi ragazzi siamo nuovamente sul test server e vi mostrerò la portaerei americana di livello 10 Midway. Me lo avete chiesto almeno un paio di persone nei commenti l'hanno scritto, quindi ho deciso, visto che avevo già mostrato il livello 8, di continuare con le portaerei. Comunque non vi preoccupate. Avremo tempo e modo di vedere tutte le altre navi. Il test server sarà aperto ogni qualvolta ci saranno nuovi aggiornamenti, quindi io ogni volta vi domanderò quale nave volete vedere. Nello specifico la Midway, vediamo cosa ha da offrirci. 67.600 punti, si spera ovviamente che non si debbano mai utilizzare. Avremo uno squadrone, anzi avremo praticamente 136 aerei. Io ho deciso di utilizzare il flight control numero 3, che mi garantisce tre squadroni di fighters e due di bombardieri. I bombardieri hanno le bombe, hanno un danno massimo di 10.800, davvero fantastico. L'artiglieria è composta da cannoni da 127, artiglieria che troviamo anche nell'antiaerea, eccoli qui i cannoni da 127. Per quanto riguarda la manovrabilità, avremo 33 nodi di velocità e saremo spottati a 16 km da qualsiasi aereo nemico e da 16,3 da qualsiasi nave nemica. Diamo una rapida occhiata alla Midway, davvero molto bella. Fantastica, però il livello 10 giapponese mi attira ancora di più. Bene, ragazzi, direi che ci siamo. Piccolo stacco e ci vediamo in partita. Perfetto, ragazzi, sono pronto a mostrarvi una partita con la Midway. Allora, start battle. Vediamo che ci sono ovviamente la maggior parte dei giocatori. Preferisce utilizzare il livello 10. Ci sono anche alcuni, vedo un livello 8, un altro livello 8. Ok, qui ragazzi, il test server serve appunto per testare le navi che una persona non ha. Non ha senso usare le navi che già abbiamo nell'account principale. Quindi, se io ho la Yamato, difficilmente andrò ad utilizzare la Yamato nel test server. Questa cosa penso che sia abbastanza scontata. Allora, vediamo un pochino. Io non so la Midway avversaria che flight control sta utilizzando, però vi posso garantire che sono abbastanza sicuro perché male che dovesse andare, comunque io ho tre fighter. Stiamo attenti per il discorso che si fa quando inizia la partita, ovvero se la portaerei nemica ha intenzione di affondarci, dobbiamo stare davvero molto attenti. Tasto T pronto e poi manovre evasive, si spera, per evitare eventuali siluri. Andiamo verso il settore. La Hipper già fa capire forse che non vuole andare verso Charlie. Dai, 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 Hipper, conto su di te. Qui abbiamo il livello 9, abbiamo il livello 10, ok, decollo immediato, via, via, decollo, decollo. Certo che il test server è davvero fantastico, eh? Dà la possibilità di utilizzare qualsiasi nave, ovviamente sarebbe perfetto se si potessero utilizzare le navi premium, però alla fine direi che ci si può accontentare. Vediamo il 3, segue il 2 e il 4. Segue il 3. Cerchiamo di capire dove sono i nostri aerei sempre. Mandiamoli centralmente, vediamo cosa abbiamo contro una Shima e una Fubuki. E noi abbiamo una sola Shima, va bene, va bene. Alla fine ce ne freghiamo altamente se vinciamo o perdiamo. Allora, io andrei sulla Montana sicuramente no, però sulla Bismarck è abbastanza buona come bersaglio, è una corazzata e di antiaerea è messa abbastanza malino, sicuramente più della Montana. Ok, eccola lì, sta andando verso Charlie. La Hipper, anche la stessa Hipper, possiamo approfittarne anche se è un livello 8, se non ricordo male. Ok, quindi l'antiaerea dovrebbe essere decente.
Il punto di Charlie sembrerebbe per il momento essere non considerato. Qualcuno spara le HE. Bravo, bravo, dai fuoco, così poi arrivo io. Eccoli, eccoli. Ok, ha scelto anche lui un flight control del genere, va bene. Ah, eccolo lì, flight control. Come non detto, ne ha scelto un altro. Siamo attenti qua. Faremo. Lui sta andando. Ha solo un fighter. Ok. Via. Il 4 prende quello. E poi il 3 prende esattamente questo qui. Va bene. Ok, andiamo. 5. Dove sei? L'hai chiamato? Direi di lasciarla stare perché non mi pare il caso. Ok, direi che abbiamo distrutto un po' di aerei. Allora il 2, dov'è? No, il 4. Via così, vai così, vai così. Vai, forse se vira lo becchiamo. Forse se vira, ok. Via, indietro, indietro, indietro. Dai. Come primo attacco non c'è niente male. Però... intanto dove va questa Yamato? Dove sta andando? Qualcuno ha fatto un bel devastating strike. Fantastico. Dai, allontaniamoci perché già non mi piace la situazione che si viene a creare. Ok. Facciamo seguire la Yamato. Anche se sinceramente non so cosa sta provando. Un'azione di sfondamento. Consideriamo però che l'incrociatore, anzi gli incrociatori tedeschi, avendo i siluri, è una cosa che da tener conto. Non dobbiamo sottovalutare questa quest'arma. Vediamo qui cosa abbiamo. Siamo messi molto bene. 30 secondi di caricamento. Intanto la Yamato vorrei far notare. Ovviamente una cosa che dovremmo tener conto anche è che quando vediamo una nave bruciare dovremmo un attimo puntarla, perché poi sarà difficile per il nemico spegnere nuovamente l'incendio. Quindi sono tutti punti a nostro vantaggio e a svantaggio dell'avversario. Sono tutte cose che poi ovviamente uno fa caso man mano che gioca. Comunque andiamo su. Questa chiamata è davvero incredibile. Non vorrei fare il professore di turno, però la Yamato io la gioco praticamente da sempre e sinceramente non è che sia tutto questo gran bel vedere l'azione che sta facendo. Allora, andiamo sulla Bismarck. Possiamo anche attaccare a round, mi spiego. Attacchiamo prima con uno squadrone e poi con l'altro, in modo tale che lui spegne l'incendio e poi andiamo ad accenderla nuovamente. Però il problema è che adesso c'è la Yamato vicina. La Mogami sta andando bene così. Ok, io direi un attacco, via. Tranquillo che ti ho visto, tranquillo che ti ho l'ho visto, tranquilli. Allora il 6, aspettiamo ancora perché però c'è questa iper ferma. Andiamo sulla iper. Indietro, la Yamato ha perso tutti gli HP. Non so se è andato a FK questa iper, però cosa devo fare? Non è che posso aspettare, quindi via le bombe. Fubuki, la lasciamo stare, tu torni indietro, vai da questo qui. Il 5 lo mandiamo esattamente alla Bismarck, perché ci sta facendo il favore di virare contro i nostri bombardieri. Vediamo così, no, un altro po', perfetto. Un lancio ideale, una kill per Devi, fantastico. Test server, la Shimakaze spottata. E poi 7000, ragazzi, 7000 sono davvero tanti. Sono davvero tanti. E fanno davvero male. Allora, io sono sicuro, sono abbastanza sicuro che manderà i propri aerei da questa parte. Quindi mandiamo già uno squadrone, magari questo qui. Sì, in effetti lo potevamo far rientrare. Allora, andiamo qua. In 7 minuti 29.000 danni. Ovviamente prendete questi numeri con le pinze, perché siamo, lo ripeto ancora una volta, nel test server, quindi chiunque può avere accesso. Tra poco le bombe saranno nuovamente pronte. Noi andiamo sulla Bismarck. Come vedete sta bruciando. Lui
ok che può riparare, però fino a un certo punto, poi ci sarà il momento in cui dovrà subire i nostri danni, quindi davvero è una cosa molto positiva. Tra poco andiamo. Fantastico, così ti prendo sicuro. Guarda, mi hai fatto anche un favore. Attenzione, perché livello 9 sta usando forse avvicinarsi un po' troppo. Potremmo andare anche a dare un poco di regali alla Fubuki sotto forma di bombe, però direi che ormai 2005 forse la dovrebbero. Esatto, la Bismarck, fantastica, eccola, lo sapevo che dovevi arrivare da me, lo sapevo, però non hai considerato questa cosa, che io vado a... Immaginavo che veniva da me, però non è un grosso problema, perché io vado praticamente a distruggere tutti i suoi aerei e poi, come vedete, non ottiene l'effetto sperato. Voi direte, sì, stai perdendo un poco di... no, dall'altra parte, zero, e poi ripariamo, ok. È un attacco che ci poteva stare alla fine, però sicuramente non era quello che voleva. Ok, abbiamo perso un poco di HP, però ok, va bene così. Vai, via, via, via. Bismarck. 14.000 e 3 incendi. Se dovesse tenere i 3 incendi, ragazzi, niente, ha spento tutto. Però attenzione, perché arriva il numero 5, ci dobbiamo muovere comunque, perché arriva la Yamato, mi sa, da dietro. Non siamo spottati, però lo saremo presto. Via, massima potenza, massima potenza. Una cosa anche che potete fare, siccome ci sono i furbetti che provano ad affondarti se usi la porteri nelle prime fasi di gioco, e di tenere i fighters vicini, così il furbo di turno si trova letteralmente fregato. Poi ovviamente attiviamo il tasto T, che dà maggiore potenza all'antiera, e si troverà praticamente non potrà fare nulla. Vediamo, abbiamo perso qualcosa. Via, adesso ottimo tiro. Vedete che lui sta virando, fantastico, stai proprio nel cerchio. Un incendio, va bene, comunque lo deve tenere. E mi sa che tra poco farà anche una brutta fine. E infatti la Shimakaze non perdona. Andiamo a massima velocità, decollo immediato. Mandiamo avanti i nostri aerei. La porteri nemica ci ha provato alla fine, avendo solo un fighters, no, non può competere. Il dominio dei cieli non può averlo. Possiamo andare anche sulla Yamato, però faremo solo il solletico alla nave giapponese. Andiamo lo stesso, magari. Vediamo, arrivano. Ok, lui ci prova nuovamente. 26 aerei buttati giù, e poi comunque diciamo che ho un attimo lasciato stare, visto che non può fare molto. Comunque andiamo, il 3 e il 4 lo mandiamo. Vediamo, lui dovrebbe virare a sinistra, brava, così almeno vai forse ad evitare qualcosa. Un altro aereo, questo forse l'ha sentito, però ok. La partita direi che verrà vinta in pochi secondi. C'hai un fighters lì, bravo. Quindi noi andiamo, visto che non intendiamo perdere aerei, andiamo da un'altra parte. Andiamo alla Montana. Allora, no, possiamo andare anche sulla Yamato, ragazzi. Andiamo sulla Yamato, anche perché lui sta un po' dormendo con i suoi fighter. Un altro, magari... Una cosa che bisogna tener conto è che bisogna ricordarsi degli aerei che si hanno. Ecco, la Yamato nel frattempo poi brutalmente eliminata, perché direi che non può fare molto. La Yamato è la Yamato, però fino a un certo punto.
Arrivano nuovi aerei. Ma eccolo. Fantastico così, vai. Non arriviamo a 30. Ah no, siamo arrivati a 31. Dicevo, almeno 30. Siamo arrivati. Fanno davvero male queste bombe, davvero male. Numero 5, dove sei? Adesso ti bombardo un poco io, però sei fortunato in quanto il tempo è finito. Comunque abbiamo messo a segno 69.000 danni, ma la cosa importante è che abbiamo ottenuto il controllo aereo, quindi cosa volete di più? Solo due bombardieri cosa sono in grado di fare? Poi 59.000, poi ovviamente gli incendi possono fare molto di più, però alla fine direi che va bene così. No, no, non possono atterrare, via, via, via. Va bene, dai, torniamo indietro, torniamo indietro. La Midway ci ha provato, però mi dispiace, non funziona così. Ovviamente poi se le porteri sono due, le cose vanno a diventare più pericolose, bisogna tenere molta più attenzione alle navi. E dai, fammi fare un bel lancio. Ok, no, è un po' brutto, forse lo manchiamo. E forse ti prendiamo invece. Lo abbiamo preso. No, il 4, via, via, intervieni, vai. Vai così. Fantastico. E poi la partita viene vinta in maniera molto molto semplice. Allora, vediamo quello che siamo riusciti a guadagnare. 291.000 crediti, 2.840 esperienza, 568 libbre, 72.000 danni, 18 hit da bombe, 37 aerei, 5 critici, 1 kill, 12 incendi. Team score. Siamo arrivati primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Rapporto, andiamo un pochino, abbiamo colpito un po' tutte le navi. Crediti guadagnati, come detto, positivi sia con un premium che con un account standard. Considerate che ci sono però i consumabili premium e i danni che siamo andati a subire. In teoria la portaerei non dovrebbe subire danni, quindi il costo di riparazione viene ridotto e anche di molto. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!